Ciao popolo Lega Nerd, sono a Milano alla stazione centrale, ma in un luogo molto particolare della stazione centrale, un luogo segreto, suggestivo e oserei dire anche magico. Sono nella sala grande, che è questa sala che non tutti conoscono. C'è questa apertura in piazza Luigi Savoia numero 1, veramente molto sconosciuta, molto particolare ed è molto suggestiva, quanti molti che dico, proprio perché sembra la sala grande del castello di Hogwarts. E perché dico Hogwarts? Perché sono all'evento legato a Audible e Harry Potter. Cos'è Audible? Audible è questa compagnia di Amazon che fa solamente audiolibri veramente molto suggestivi, con grandi narratori, che negli ultimi mesi sta prendendo tantissimo piede e si sta diffondendo in lungo e largo. Oggi hanno iniziato con il primo di Harry Potter. Harry Potter è la pietra filosofale, ma durante l'anno usciranno anche gli altri due libri in scala della Rowling e successivamente ovviamente tutta la saga. Evento particolarissimo dove la magia è stata assolutamente protagonista. Da quando siamo entrati, quindi nel super bellissimo scalone che, ripeto, a me ha ricordato da morire Hogwarts, quindi è stato un salto indietro nell'infanzia, continuando poi con tutti i pasticcini a forma di boccino d'oro, io sono letteralmente impazzita, c'erano anche un sacco di caramelline, bevande, tutti con il font di Harry Potter, con dei nomi particolari. È stato curato tutto nei minimi dettagli da Amazon, da Audible, è stato veramente molto carino. E poi in questa sala grande, dove appunto sembra che regnino civette e gufi, c'è stata la presentazione con Francesco Pannofino, che è il narratore di Harry Potter e che ovviamente in anteprima ci ha letto il primo capitolo di Harry Potter, la pietra filosofale. È stato veramente molto interessante. Poi Pannofino è un grandissimo doppiatore, oltre ad essere un attore italiano, lui ha letteralmente letto, registrato l'intero libro, cambiando tonalità di voce in base proprio ai diversi personaggi. Ha anche detto che è stato difficilissimo, ha detestato doppiare gli elfi perché gli elfi hanno questa voce super stridula, quindi gli è stato molto complicato. Inoltre, ciliegina sulla torta, ci stava aspettando il binario 9 e 3 quarti, perché questa sala è molto particolare anche perché è adiacente al binario 21 della stazione centrale di Milano, e lì al binario 21 hanno messo il treno che ci ha portato ad Hogwarts. Era tutto ovviamente in stile Hogwarts, con i grandi cuscinoni di Harry Potter, ci hanno regalato le cuffie, ci hanno dato un sacco di gadget, ma l'evento in sé per sé è stato veramente magico, molto molto suggestivo. Sono molto contenta, anche perché io sono un po' scettica sugli audiolibri, ma sarò sincera, questa che è stata la lettura fatta da Pannofino è stata veramente magica, proprio perché col suo tono di voce è riuscito a far entrare in quelle che sono le atmosfere di Harry Potter, ed è sembrato quasi come aver fatto un salto indietro nell'infanzia. Nei prossimi giorni uscirà ovviamente su Lega Nerd l'intervista che ho fatto a Francesco Pannofino, quindi restate con noi per i prossimi aggiornamenti. Grazie, ciao! 42 N-E-R-D.